Mariuccio Cannata e Adriano Canonico. E vedremo se sta laurea la potremo dare stamattina, perché ieri ne ho bocciati 25. Ma io dico, ma come si può sbagliare? Ma come si può sbagliare alla domanda, perché io fingo di stare sul treno, alla domanda che appena aperto il finestrino in 20 metri quadri con un treno che viaggia alla velocità di 80 km da 80 km appena dopo finestrino, quanti metri cubi d'aria sono entrati e tutti che hanno sbagliato. Ma io oggi sono un uomo, un professore magnanimo, oggi sono un professore buono e la voglio regalare, gli faccio il regalo sotto Natale, sotto l'albero, ci voglio mettere la laurea, vediamo, avanti la prossima, vediamo come hai un'altra stamattina. Pronto? Sì, oh. Signora, sì, 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 signora, mi fa, sì. Mi passa sta Concettina Sputacianghi. Concetta, come ti finì? Ti bocciavo, per davvero? Mi sto sazzazzone mi succadite. Ma veramente, ma perché? Veramente, perché era per sto finestrino? Ora sa ciò che ci faccia questo? Sì, era per il finestrino, che sogno? Sto minchione, dale, ma veramente? Sto pezzi di sazzazzone. E Concetta, ciao, ci sentiamo, sì, boccia mia, guarda ci faccio vedere io. Ciao, ciao, ciao. Ma dico, c'è la prossima? Sì. Una non trovata chi sta. Ma chi è? Un lavaggio. Professore. Professore. Sì. Abbassi la... Professore! Professore, lei oggi... Ma chi io? Non sa quello che verrà. Ai, restai a cuscinetto. Professore! Sì, si accomodi. Sì, professore. Si accomodi. Aspettassi, allora... Aspettassi da passetto, professore. Sì, si accomodi lei, si accomodi. Che sta facendo? Io sono una donna secca. Che ci pare? Senta, lei qua non è venuta a fare alta moda. Allora, lei si deve sedere. Io stamattina... Ma che fa? Guardi tutta la zona del cosciame. Ma che guardo? Che sono tagliata già. Guardi il gambaletto. Il gambaletto perché vuole andare a letto. Guardi. Guardi. Mi faccio la guardi, ce l'ha, se n'è toccata. Ma lei già mi fa impressione sulla tagliata. Ma perché lei che è? Lo sapevo che mi ha messo male. No, allora, lei... Se non fosse per la laurea... Allora, lei è la signorina... Sì. Io sono la signorina Concetta. Concetta? Concetta? Concetta. Concetta? Concetta? Gliela do. Sì. È la signor... La vuole? No, no, se la tenga. Se che fa? Lei vuole. Ma che vuole? Ma lei è venuta qua per la laurea o per... Ma non pensiamo solo alla laurea. Ma non pensiamo solo alla scuola. Ma non pensiamo solo a queste cose. Sì, sì. Ma che la morda sta cosa? Ma come ci abballa? Lei si... Ma se la facesse andare un po', come scusare? Si accomodi. Siamo una cosa... Allora, bella. Guarda, sì. Siccome sono un professore... Ma non lo possiamo fare neanche sul tavolo, guarda. Vada. Allora. Vada. No, non si stiri, non si appoggi. Ma sono una donna secchi. Ma quale secchi? Se come sta facendo carne... Vada avanti. Stia calmo. Allora, siccome sono... Che fa? Ma chi sta facendo? La zona minnale, ci piace? Si accomodi, Carlo. Si accomodi. Sì. Allora, siccome sono buono e magnanimo, sì, mi voglio sbrigare subito, sì, va bene? Subito. Allora,
Facciamo e simuliamo un viaggio. Ah, lo sapevo che lei mi voleva fare un viaggio. Dove mi porta? Ma una dove? Volta, ma una volta. Ma lei non è un uomo! Lei... Yes, si vede che non è un uomo. Allora. Lei non è un uomo, lei è un cantarano, è un... È un, arma, un lei, lei, lei è... Io sono il professore Fisichella. Ah, oh, sì. Allora, io la voglio portare sì. Col treno. Sì, eh? Col treno. Col treno! Ma io pazzo, col treno! Ma che col treno non lo piace più nudo, un treno! Ma c'è una cosa romantica, lei mi scafuggia su col treno! Ma stiamo simulando un ma viaggio! Ma che cosa deve simulare se la simulasse lei? Lei mi deve portare con l'aereo, sì. Che io non ho il treno su e poi io non lo posso prendere il treno. Perché non lo può prendere? Perché io c'è una balla, a me mi ballo, non so cosa, scusa. Allora, simuliamo... Metti in caso che ci facciamo 10 ore di viaggio, tu immagina con tutte queste cose che vanno... Signorina, mi sta facendo il somare, ma cara mia! Ma lei che sta sapendo? Che c'è il somare a lei? Simuliamo questo viaggio in treno. Sì. Siamo nel mese di agosto. Ecco, mira, agosto. Lei si ritrova in uno scompartimento. Sì. Va bene? Sì. Ci sono 40 gradi. La prima cosa che fa qual è? Piglio l'aereo, scendo e piglio l'aereo. Pigliassi l'aereo, che l'aereo è più romano. Ormai lei è in dolceno. Sogno in dolceno. Ci sono 40 gradi. E accendo l'aria condizionata. Eccola! Brava! Brava! Sì, e qui la ma volevo. Ma resta Laurea, dai. No, chi ci vuole? Resta Laurea, no. a questa sera ci faccio passare in piacere davanti. Dai, a questa sera. Si accomodi, che purtroppo per sua sfortuna l'aria condizionata non funziona! Niente, vorresti pigliare l'aereo, grandissimo cosa giuristi pigliare l'aereo, che se può scufugnare in questo aereo, in questo cielo. Ma c'è un rimedio, cosa fa? Una volta che lei sente cauro, che fa? Me levo un pilo. A mio pilo non ha fastidio. Io appena mi levo un pilo, appena malvado pilo, donna senza pilo, donna così. Quindi, fra l'altro mi staccarendo tutto. Quindi perciò... lei è a posto? A postissimo. Va bene. Il treno viaggia, sì. Ok? Raggiunge sì. L'altra città, sì. Ma la temperatura aumenta. Aumenta. E invece di 40 abbiamo 50 gradi. Ah, così. Lei cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Io... Ah, cercavo. Vabbè. Cosa? Io faccio così. Che fa? Ah, così. Ma che sta facendo? No, io appena mi sono malovato, sto seggi minnole. Ci giuro. Ma che sta facendo? Ah, bello, mi sento bello all'aria. Ma che sta... Ma che so, sa, mette lei che ci sta portando a bene. Vabbè, a coppola di Sanano. Perfetto, sei... guardi, mi sento un'altra persona, veramente. Potremmo ir all'America. Ah, lei tutto a posto? Sì. Perfetto. Ci sta carendo, sa, adesso. Il treno raggiunge l'altra città. Sì. E la temperatura è arrivata a 60 gradi. Disgraziato. Lei, dentro lo scompartimento, cosa fa? Disgraziato, mi sta facendo morire la sostuta. E allora sa perché ci dico, professore? Ah, con tutto il rispetto che hai. Per lei è palauria, io me levo la pelle, certo che mutande, proprio con le mutande rimango, ma io, sto schifo di fenestrino, professore, non lo rapo, e abbasso anch'io. Mariuccio Cannato e Adriano Canonico!